Cioè, ragazzi, dalla Super Hall di uno dei magnifici hotel catarioti. Non diciamo quale per non fare pubblicità, perché non si fa. Non hanno sganciato neanche una lira, quindi non è il caso. Comunque di fare ci sono i rubinetti dorati in bagno, per cui sappiate. Quindi... In Qatar funziona così. Qatar, dove ci sono gli ultimi test della MotoGP, questa è la prima giornata. Com'è andata, Paolo? Beh, è stata una giornata interessante, ma ancora interlocutoria. Ma di tutto perché è la prima, quindi anche le condizioni della pista andranno migliorando, eccetera. Certo. Secondo perché hanno scoperto tutti, questa è una cosa sicura, che le gomme Michelin ci mettono almeno 3-4 giri per andare bene. Hanno fatto tutti i tempi con gomme usatissime, con più giri addirittura 26, 24, sì, sì. Addirittura più giri di quelli che saranno, che saranno in gara. Per cui le missioni sicuramente non caleranno alla fine, quindi se c'è bagarre la vedremo fino alla fine, ci divertiremo. Il problema saranno le qualifiche e l'inizio della gara. Allora, io così come idea, ci sarà qualcuno che roderà nel warm up le gomme, che poi partirà in gara con delle gomme usate, ci sarà qualcuno che farà 3-4 giri anche lì nelle prove normali prima di usarle per la qualifica, tempo, insomma, certo. Però questo qui è un buon segno, certo. Sono tutti abbastanza soddisfatti. Sarà interessante, vorrei dire che vedremo strategie diverse, almeno nelle prime gare ci sarà da imparare. E, tra l'altro, la Michelin qua ha portato anche varie tipologie di gomme nuove, insomma, quindi c'è stato anche molto da provare qui oggi. Si stanno impegnando molto e sono molto bravi a fare le gomme da moto. Cioè, io ho passato decenni a vedere le Michelin che correvano, che vincevano con tutti i piloti, insomma, Doohan, Rene, Schwanz, insomma, voglio dire. In particolare hanno lavorato sulla gomma davanti, che era quella poi che dava più preoccupazioni, ne hanno portata una nuova che dovrebbe dare un po' più di aderenza in piega. Tant'è vero che poi oggi il problema semmai è stata la posteriore, cioè Valentino ha perso la posteriore. È caduto a 70 all'ora alla decima curva, è partito male, però insomma è arrivato bene, diciamo che è terzo alla fine, il primo Lorenzo, 4 decimi e mezzo più veloce di Vali, in mezzo la Suzuki di Vignales che sta andando sempre bene, un'altra conferma se vogliamo, quindi moto a 4 cilindri in linea davanti per il momento, poi 4 Ducati, la prima quella di Iannone, poi ci sono anche Redding, Barberà e Dovizioso, quindi qualsiasi sigla di Ducati va bene. D'altronde l'anno scorso, ci ricordiamo, è stato un garone, ha fatto secondo e terzo, Ducati tutte e due sul podio, Dovizioso e Iannone, ha vinto Rossi con la Yamaha, c'era Lorenzo, ha avuto un problema al casco, quindi la Yamaha, che qui vadano bene, si sa. L'incognita è quella della Honda, che l'anno scorso ha avuto Marquez un problema alla prima curva, quindi è rientrato tardi, non ha potuto giocarsi la vittoria. E Pallarosa aveva il problema al braccio. Quindi... E quest'anno peraltro non stanno andando molto meglio in effetti, perché continuano ad avere gli stessi problemi in uscita di curva e in accelerazione. Ecco, quello però non si sa, perché secondo me la Honda è quella che può migliorare di più, anche se tutti si dicono convinti di poter incrementare la prestazione, ovviamente anche perché è il primo giorno, migliorerà la pista, migliorerà la messa a punto. Però insomma diciamo che all'inizio di stagione potremo vedere qualche marca in vantaggio sugli altri, quindi avere l'interesse di vedere se qualcuno cerca di prenderli, può prenderli, può diventare magari ancora più veloce, insomma è elettronica nuova, gomme nuove, sono una situazione ancora non per niente definita, per cui insomma è bello. Ha tutto vantaggio lo spettacolo. Dello spettacolo, dell'imprevedibilità e non so, forse per chi era abituato a scommettere a vincere sono problemi, però insomma è bello, per essere il primo giorno, adesso ci chiariremo bene le idee perché secondo me qui da domani in poi faranno dei long run alla... Soprattutto partendo dalle 9, cioè la pista è buona fino alle 8 e mezzo, 9 meno 20. Dopo arriva umidità e cala di 5 gradi la temperatura. Quindi si lamentano tutti, però si correrà alle 9 ora locale, che sono le 7 in Italia. Qui siamo 2 ore avanti, quindi c'è niente da fare. Oggi alle 9, 9 e un quarto hanno smesso più o meno tutti i migliori, non sono più cambiati comunque i tempi in meglio. Certo. E domani e dopo vedremo dei long run o delle distanze da gara dalle 9 in poi, perché insomma quello è anche quello che devono provare già per la prima gara. Insomma, già per la prima gara, per cui insomma siccome poi nelle prove ufficiali non ci sarà il tempo di fare un long run lungo come la gara, credo, bene sfruttare questi giorni, così si capisce anche davvero la gomma, se puoi partire con la gomma che ha 10 giri e fa la gara lo stesso. Ci sono un sacco di incognite, il che è interessante, ve le racconteremo nei prossimi giorni, quindi restate con noi. Ciao da Qatar, cercate di farcela, starci fino alla fine, perché vi raccontiamo un sacco di cose
pelle.